Si chiama La Califfa, il centro museale internazionale e archivio storico che è stato inaugurato ad Avienza, vicino alla Torre di Castruccio, e che corona il percorso artistico del pittore Nino Camardo. Credo che sia l'inizio dei prossimi anni che verranno. Non è molto, per dipingo sono solo 63 anni. Speriamo, altri 30. Andremo molto bene. E speriamo di avere sempre dei grandi amici come oggi, che vengono sempre a trovarmi, così possiamo dialogare e parlare di amore e di pace. Nato a Lucano di Pisticci, autodidatta di fama internazionale, Camardo è stato definito ambasciatore della cultura toscana nel mondo ed è noto come uno dei padri della IF internazionale. Recentemente l'artista ha ottenuto due importanti riconoscimenti alla carriera, il primo dalla regione toscana e l'altro ottenuto nella capitale romana. Prossimamente sarà nella sua terra, la Basilicata, dove riceverà un ulteriore riconoscimento alla sua arte. Il museo accoglierà eventi legati al mondo della cultura e dell'arte, con mostre pittoriche, fotografiche, sculture, nonché incontri di letteratura. L'attenzione su queste cose anche da parte dell'amministrazione, da parte delle istituzioni, credo che sia fondamentale, perché il territorio è fatto di tante esperienze che messe insieme e valorizzate possono creare veramente un humus virtuoso per poi come dire, far crescere anche altre esperienze e comunque creare situazioni in cui l'arte è protagonista. La cura del percorso dell'artista è affidata al figlio Alessio, orgoglioso di portare avanti l'arte del padre.